Ho sentito che le forze dell'ordine hanno operato un arresto per due persone, due studenti qui, uno di pari di 21 anni, l'altro di 33, che pare che abbiano fatto delle minacce o hanno cercato di occupare la sede diplomatica che adesso reca la bandiera del Consiglio provvisorio di Bengasi. Attualmente non si sa esattamente l'esito di questo fermo perché doveva essere confermato dal giudice per l'indagine preliminare. Questo è tutto ciò che sappiamo. Ecco, come dal punto di vista politico io lo ritengo che sia un fatto che non sia positivo perché siamo su un'altra piazza di un paese libero come l'Italia, che non deve essere né luogo di lotta fra le fazioni, ma deve essere un luogo di ospitalità. E il fatto diplomatico stesso, questo riguarda il riconoscimento da parte dell'Italia e del Consiglio, perciò la bandiera una volta messa sull'edificio dell'ambasciata è stato un fatto di riconoscimento, a causa di un riconoscimento da parte dell'Italia del Consiglio provvisorio. Questo è un fatto. Il fatto secondo è che nessuno ha il potere di minacciare nessuno, perché siamo in un paese libero dove tutti possono avere un credo politico. Ecco, questo, io sono di questo parere, ma Questi che avrebbero minacciato sono pro Gheddafi. sicuramente sì, sicuramente, perché altrimenti non ha senso. Dice che hanno tentato di entrare anche nella sede diplomatica e di nominare qualcuno sicuramente da parte loro che attualmente viene considerato un fatto illegale perché il regime è cambiato, almeno a livello diplomatico in Italia, Gheddafi non rappresenta più il popolo libico. Qualcosa Atti di di aggressivo. violenza vere e proprie? No, ma ho sentito la paura di qualcuno a causa di queste minacce da parte di questi studenti di Pro. A Perugia tempo fa Minacce di hanno fatto. morte? Ma non penso che minacce sicuramente di recare del male a queste persone. Ma io penso che lasciano il tempo che trovano queste minacce, perché innanzitutto per la vigilanza delle forze dell'ordine che veramente fanno il loro dovere. E vorrei ringraziarli veramente per questo, per il salvaguardare della vita di tutti e sono veramente, fanno un egregio lavoro, questo da sottovalutare veramente, non da Sarebbe storia. Dunque, il fronte questi giorni sono veramente giorni con grandi movimenti, grande, grande. E ieri è venuto in visita il presidente del Sudafrica per trattare la resa con Gheddafi. E praticamente questa è la seconda volta che il presidente del Sudafrica si reca in Libia per questo motivo. La prima volta non ha avuto un esito positivo il suo incontro. Ieri invece era con una ferma decisione da parte del mondo intero a chiedere a Gheddafi di lasciare il potere. Io penso che anche lui è dello stesso avviso, ma in gioco solo i vantaggi che possa avere lui, nel senso che vorrebbe avere delle garanzie per sé e per la sua famiglia. Ecco. Quello che sappiamo noi questi giorni è che dorme in un ospedale a Tripoli e ieri invece ha cambiato residenza e sta nel castello romano di Tripoli. Sono luoghi che non saranno mai bombardati dalle forze alleate, anche perché il castello è un bene internazionale di tutta l'umanità. E gli ospedali, lo sappiamo, per motivi umanitari non sono mai bombardati. Questo lo deplorano deplora tutta l'umanità, perciò lui ha scelto dei luoghi sicuri perché dal momento che la sua residenza abituale è stata rasa al suolo completamente. E ieri poi abbiamo avuto otto alti ufficiali che sono venuti ieri a Roma qui, si sono aggregati alle forze dei rivoluzionari e non passa un giorno che molti soldati si schierano
con le forze rivoluzionarie. È un momento abbastanza duro, ma siamo fiduciosi che siamo alla fine, ecco. Non penso che l'azione via terra, perché adesso si è aggiunto l'elemento ulteriore, quello l'uso dei elicotteri Abash da parte dell'Inghilterra e della Francia, che pare che abbiano una efficacia notevole nella selezione degli obiettivi con maggior precisione anche nei centri abitati. Perciò quelle Francia che sono rimaste delle forze di Gheddafi saranno selezionate tramite questo tipo di combattimento. Poi l'aggregazione stessa delle forze armate impedisce, secondo me impedisce l'intervento o la possibilità di intervento da parte delle forze internazionali, perché il popolo libico oramai tutto quanto è schierato con la rivoluzione, anche se rimane Tripoli in momento difficile per Tripoli, perché gente che non vorrebbe rischiare giustamente spargimenti di sangue aspettando il momento adesso, il momento giusto che sta per arrivare, perciò io capisco anche la loro posizione. Grazie.